Lettrici e lettori di Giallo Cucina, rieccomi qua in questa splendida recensione che ora vi andrò a fare. Chi parliamo oggi? Oggi parliamo di Nicola Valentini e il suo ultimo romanzo, I Sette Angeli. Siamo a Milano nel 2010, una casa di accoglienza viene data alle fiamme. Dentro moriranno diverse donne che erano state messe lì per essere protette dopo vari abusi. Si fa un salto temporale di 11 anni, quindi ritorniamo nel 2021. Due protagonisti, uno Rolando Ferri, un ex poliziotto caduto in disgrazia e diventato investigatore privato, e l'altra Francesca Costa, che è una dirigente della mobile, avranno due casi completamente opposti in cui indagare. Il primo, l'investigatore Rolando, dovrà indagare sulla morte di una giornalista d'inchiesta. Mentre Francesca Costa, la dirigente della mobile, dovrà invece indagare su l'omicidio di un balordo, di un tipo ucciso in maniera anche strana, perché comunque le sue ferite non sono tanto compatibili con armi razionali, ma soprattutto con una strana arma che devono capire da dove viene e com'è. Cosa succederà? Sono già immaginate, se sono due indagini praticamente parallele, ci sarà un nesso. È inutile spoilerare, dico, oddio, non me lo immaginavo. Si capisce subito che ci sarà un nesso. E i due investigatori faranno anche squadra comune per capire e per riuscire ognuno a portare avanti la propria indagine. Ora, Nicola Valentini, l'ho letto spesso e volentieri, mi è sempre piaciuto, soprattutto nei suoi precedenti romanzi, per quanto riguarda la parte storica. Quindi lui ha sempre fatto dei romanzi posati sul passato, in cui il passato è protagonista, con una gran ricerca e con delle trame veramente incredibili. Su questo mi ha stupito piacevolmente, perché ha fatto un cambio di rotta, quindi lui ha deciso di fare un giallo, un poliziesco, ambientato in una Milano piovosa, raccontando la città, raccontando, diciamo, le ombre che ci possono essere in una metropoli come Milano, quello che può succedere, bande, robe del genere, insomma. Mi ha stupito piacevolmente, e la sua scrittura è immediata, ma non mi aspettavo niente di diverso dalla penna di Nicola. E devo essere sincero, ve lo consiglio vivamente, vi lascia attaccato alle pagine, è qualcosa che io apprezzo sempre e tantissimo. Per il resto vi dico solo, vi consiglio di leggerlo assolutamente, perché c'è tanto, quindi non vi preoccupate di ciò. Vi terrà lì attaccate alle pagine. Per questo bellissimo romanzo, come sempre, devo metterci sempre qualcosa di rock. E per lui ho scelto gli Offsprings, The Kid Aren't Alright. E già sentite? Rock and roll, ragazzi, vi aspetto per la prossima video recensione. Mi raccomando, leggete e gran rock. Ciao!